anni 80 Don Mazzi, il nostro fondatore, decise di ripulire davvero proprio il Parco Lambro, all'epoca luogo di spaccio e di tossicodipendenza, e, proponendo un modello di intervento nuovo, cioè fondamentalmente prese questi ragazzi, li mise sulle mountain bike e fece fare loro, così come erano nelle condizioni in cui versavano, 2000 chilometri. In una di queste carovane, la dodicesima, questi ragazzi arrivarono a Policoro e in quell'occasione furono accolti dalla chiesa, la parrocchia Don Minozzi, e presente il vescovo Talucci, ebbene, offrì questa casa, questo convento, all'epoca chiuso e indisponibile, per cui nacque così, è nata così la nostra realtà. Di ritorno dal viaggio, quindi in dicembre, sotto Natale, nel periodo di Natale, arrivarono qui e fu aperta questa casa. Quindi siamo passati, a proposito del progetto, siamo passati da una realtà itinerante, da un progetto nato itinerante che gradualmente è diventato permanente, senza dimenticare però la sua origine. Questo è uno dei progetti portati avanti negli ultimi anni, il frantoio. Sì, sì. Come vi è venuta questa idea? Ma in realtà, allora, noi in realtà raccogliamo le olive, facciamo la raccolta delle olive da tanti anni per il fabbisogno interno. Poi a un certo punto ci siamo resi conto che volevamo conoscere, no? Meglio, volevamo capirci di più, no? E abbiamo chiesto aiuto all'Alsia, ad un volontario, insomma, che ci ha insegnato proprio come si fa, no? Cioè, abbiamo studiato e poi dopo ci siamo resi conto che potevamo fare meglio. E poi il frantoio, perché no il frantoio? Perché no la nostra bottiglia, la nostra etichetta? Abbiamo rischiato, ci siamo lanciati e poi ci è andato. Avete fatto tanto bene, che avete ricevuto anche dei riconoscimenti. Sì, l'anno scorso eravamo nella guida degli oli italiani del 2016, sì, del Gambero Rosso. Ragazzi, arrivano questi ragazzi e con una fragilità maggiore, tanto sicuramente sono i figli delle nostre famiglie, della famiglia del ceto medio, del ceto sociale medio, con una scolarizzazione sicuramente maggiore rispetto a quella. Hanno mediamente un diploma, genitori che lavorano, e anche in condizioni socio-economiche buone. E qui si trova il figlio dell'operaio, ma anche del professionista, piuttosto che del politico o del giornalista. Quindi diciamo che è cambiata la cultura, è cambiato il modo di educare, e siamo in un altro tempo. Questo è un tempo dell'accudimento più che dell'educazione, e per cui ci ritroviamo ragazzi che, come quelli che incontro abitualmente nelle scuole superiori, sono ragazzi che funzionano, come diciamo noi, insomma, no, con il principio del piacere, tutto è subito, poco tolleranti alle frustrazioni, e con una relativa capacità di attendere, di posticipare i bisogni, no? Le emozioni, e questa difficoltà proprio a riconoscere le proprie emozioni, a darne un nome, a viverle, e men che meno, insomma, a lasciarsi proprio attraversare, no? Nella quotidianità. Questa sartoria con annessa serigrafia è il risultato di un progetto
che abbiamo candidato qualche anno fa. Allora, questa è una roba che mi soddisfa molto, mi ha reso molto contenta, perché abbiamo candidato questo progetto a un bando della Unicredit Foundation. Siamo arrivati fra le prime 6 associazioni su 330 e ci siamo aggiudicati 60.000 euro. Questo è il progetto A Bridge for Life, e che prevedeva appunto la possibilità di acquistare tutto l'occorrente, tutta insomma l'attrezzatura per una sartoria ed una serigrafia, la formazione professionale per 10 ragazzi e l'assunzione per 6 ragazzi, quindi avevano un contratto a progetto, 6 ragazzi per una durata di 6 mesi. Noi camminiamo accanto a questi ragazzi e arrivano con una motivazione piccola, no? Proprio parlerei di un cerino acceso, no? E prima che diventi falò, fra il cerino e il falò c'è un cammino che è fatto di quotidianità, è fatta di impegno, è fatto di affetto, è fatto di sostegno, no? È fatto anche molto della necessità di far intravedere un orizzonte che vedi tu ma che lui ancora non vede.